Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? O come dirai al tuo fratello: lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nel tuo occhio c'è la trave? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello». Parola del Signore. Il giudizio sugli altri è una tentazione che tocca da vicino la nostra esistenza. Spesso ce ne accusiamo e altrettanto spesso lo vediamo praticato attorno a noi. Tuttavia, che portata può avere questo insegnamento così radicale di Gesù che troviamo nel brano evangelico di oggi? C'è un modo comune di comprendere questi versetti che dobbiamo innanzitutto forse mettere da parte. Qui non si parla semplicemente dello sparlare degli altri, della critica e nei confronti del loro comportamento, né della maldicenza. Quando noi parliamo di giudicare gli altri, pensiamo spesso a questo livello di comprensione. Ma l'insegnamento del passo di Matteo è in realtà molto più radicale. Il verbo utilizzato per indicare il giudizio, sebbene nella scrittura abbia una gamma di significati abbastanza ampia, qui tuttavia indica il giudizio in senso stretto, la condanna, la sentenza che si emette in un tribunale per giudicare la colpevolezza di una persona. Gesù non afferma semplicemente che non bisogna sparlare o pensare male del prossimo, ma che non è nostro compito, soprattutto con l'avvento del regno di Dio che in lui si manifesta, pronunciare sentenze di condanna nei confronti di nessuno. È questo il cuore del messaggio del Vangelo di oggi, che non riguarda unicamente il nostro modo di vedere l'altro, ma anche il nostro modo di stare davanti a Dio. Gesù, in fondo, afferma che di fronte a Dio tutti siamo ugualmente bisognosi di misericordia. Per questo è ipocrita colui che pretende di togliere la pagliuzza dall'occhio del fratello e non vede la trave che è nel proprio. Un'immagine che tende a radicalizzare l'affermazione iniziale e creare un paradosso. Dobbiamo quindi riportare questi versetti del Vangelo a tutta la loro gravità. Non si tratta di quel peccato veniale, considerato in realtà inevitabile, che si confessa con il sorriso di comprensione sulle labbra, ma della volontà profonda e diabolica di pronunciare sentenze inappellabili nei confronti dei nostri fratelli e sorelle. Un atteggiamento che contraddice radicalmente la manifestazione del regno di Dio in Cristo Gesù. Gesù stesso, nella sua esistenza, ha vissuto questo suo insegnamento nei confronti dei peccatori e dei pubblicani, di coloro cioè che erano pubblicamente nell'errore e nel peccato. Gesù ha vissuto queste parole nei confronti di tutti coloro che ha incontrato, nei confronti dei suoi discepoli. Questo non significa certamente che egli abbia condiviso la condotta di vita dei peccatori o l'abbia giustificata. Tutt'altro. Gesù però non ha emesso sentenze, ma ha lasciato che coloro che incontrava potessero avere un futuro diverso. Egli ha annunciato la vicinanza del regno e ha richiamato alla conversione, non ha giudicato o condannato. Ecco ciò che significa non giudicare: lasciare all'altro la possibilità di avere un futuro e proclamare che a Dio solo spetta il giudizio.
Come sempre, gli insegnamenti di Gesù non hanno un tono moralistico, ma riguardano l'annuncio del regno e la manifestazione del volto di Dio. In Gesù, Dio si rivela come colui che ci permette di avere un futuro. Per questo anche noi siamo chiamati a farci annunciatori di un tale volto di Dio con la nostra stessa vita. Chiedendoci di non giudicare, Gesù ci chiama a divenire come Lui evangelizzatori del volto di Dio, annunciatori della buona notizia del Regno. Dio, tu ci hai respinti, ci hai messi in rotta, ti sei sdegnato, ritorna a noi. Hai fatto tremare la terra, l'hai squarciata, risana le sue crepe, perché essa vacilla. Hai messo a dura prova il tuo popolo, ci hai fatto bere vino che stordisce. Nell'oppressione vieni in nostro aiuto, perché vana è la salvezza dell'uomo. Con Dio noi faremo prodezze. Egli calpesterà i nostri nemici. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.